In commercio esistono tantissimi tagliabiscotti diversi fra loro. In questo video ti spiego a che cosa servono e come vanno utilizzati per decorare perfettamente i tuoi biscotti. Ciao, io sono Simona e benvenuta su Celebrate. Sono una party maker e cake designer e qui sul mio canale tratto argomenti legati al mondo della decorazione. Se non vuoi perderti nessuno dei miei tutorial, allora iscriviti al canale e clicca anche sulla campanella se vuoi essere avvisata da YouTube con una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. Quante volte hai provato a decorare dei bellissimi biscotti, ma hai finito con il fare un macello o comunque con l'ottenere un lavoro poco preciso? Ecco, potrebbe non essere colpa tua. Ci sono alcuni semplici trucchi da sapere prima di ottenere il biscotto perfetto. A partire dalla tipologia di cookie cutter più giusta da utilizzare. Oggi in questo video ti aiuto a scegliere quello più giusto per te e facciamo finalmente un po' di chiarezza su tutte le varie tipologie di tagli a biscotto che puoi trovare in commercio. La prima tipologia che troverai in commercio sono quelli classici, ovvero quelli che tagliano esclusivamente la sagoma del tuo soggetto. Li potrai trovare di metallo o in plastica, ma è la stessa cosa, anche se io preferisco quelli di metallo perché fanno un taglio più netto. La seconda tipologia sono quelli con guide interne. Terza tipologia, un ibrido fra le prime due, sono i set scomponibili. Ultima tipologia, gli stampini a espulsione. Come avrai capito dalle fotografie, oggi decoro dei biscotti a forma di mongolfiera per il battesimo di una bimba. Come mi è venuta l'idea di questo video? Mi è venuta perché, come te, sono stata più volte vittima degli strumenti sbagliati. Anche oggi, che avevo bisogno di un cutter classico, mi sono dovuta accontentare dell'unico che ho trovato in commercio a forma di mongolfiera, ossia quello con le guide interne. Siccome so che capita anche a te, ho pensato di fare della disgrazia un'opportunità girando un video che potesse aiutarti. Intanto ti svelo un segreto. Alcuni cookie cutter sono stati ideati per la frolla, altri invece sono più adatti alla pasta di zucchero. Con la prima tipologia, il cookie cutter classico, non avrai problemi e potrai tagliare sia l'una che l'altra. Il cookie cutter con le guide interne invece non va bene per la frolla ed è stato concepito per la pasta di zucchero. Vediamo perché. Ti metto il link per la ricetta della frolla giù nell'info box. Prendo il mio cookie cutter e spingo fino in fondo. Il biscotto viene via, ma nonostante io abbia freddato bene la frolla in frigo, anche se vado ad aiutarmi con un tool, il biscotto non si stacca. Anzi, il biscotto si spezza. Questo accade perché il tagliabiscotto non è adatto per la frolla. Infatti tutte quelle micro fessure la fanno incastrare. Al contrario, va benissimo per la pasta di zucchero. Come posso rimediare? Quello che posso fare è imprimere il cutter senza arrivare fino in fondo. In questo modo ottengo la sagoma della mongolfiera che poi vado a ritagliare con un taglierino di precisione armandomi di santa pazienza. Quindi abbiamo già capito che il cutter più adatto alla frolla è quello classico. Ora procediamo con la cottura dei biscotti in forno a 170 gradi per 14-15 minuti. Dopo la cottura i biscotti conservano le linee guida. Queste linee ti torneranno molto utili qualora tu voglia decorare i biscotti con la ghiaccia come faccio io. Lo stesso effetto avresti potuto ottenerlo sia con il cookie cutter set che con i tagli a biscotti a espulsione. Ma con entrambi non avresti dovuto impiccarti a tagliare le sagome precisamente con il taglierino come ho dovuto fare io, per cui te li consiglio vivamente.
Il cookie cutter set è composto da più parti, per cui ti permette di utilizzare la sagoma classica per la frolla e tutti gli altri cutter interni per imprimere con minor forza le linee guida sul tuo biscotto. Allo stesso modo, il taglia biscotti a espulsione ti permette di tagliare la sagoma e di imprimere le linee guida interne con la profondità che vuoi in base alla pressione che tu fai sullo stantuffo. Per cui queste due tipologie sono le migliori, non a caso sono anche quelle che costano di più. Nel caso che tu voglia risparmiare qualche soldino, ti consiglio, se sei bravo a disegnare, di utilizzare il cookie cutter classico, perché puoi disegnare le linee guida interne a mano libera. Al contrario, invece, se vuoi decorare i biscotti con la pasta di zucchero, ti consiglio di utilizzare un cookie cutter che taglia anche le piccole parti interne al tuo disegno. Il set è la tipologia migliore per decorare con la pasta di zucchero, ma anche la tipologia con le linee guida interne va bene. Io ho optato per la ghiaccia. Ti lascio giù nell'info box il link per la ricetta della ghiaccia perfetta. Intanto gustati come ho fatto! Ho iniziato colorando la ghiaccia di un rosa pastello. Ho utilizzato soltanto una piccolissima puntina di rosso, colorante in gel. Come puoi vedere, ne basta veramente pochissimissimo per ottenere un colore delicato. Quando decoro i miei biscotti con la ghiaccia, io utilizzo un'unica consistenza sia per i bordi che per l'interno del biscotto. Per raggiungere la consistenza perfetta della ghiaccia, aggiungo piano piano delle goccette d'acqua. Lo faccio più di una volta finché la consistenza non è quella che mi occorre. Come fare a capire qual è la consistenza perfetta per decorare un biscotto con la ghiaccia? La tecnica che uso io è quella di prendere una piccola quantità di ghiaccia con la punta del cucchiaio e riversarla sulla ghiaccia sottostante. Se in 15 secondi, agitando la ciotolina, i segni non si vedono più e la ghiaccia si appiattisce, allora è pronta. Per spostarla nella sacca poche potete fare come me, oppure potete aiutarvi mettendo la sacca poche nel bicchiere. Per decorare queste mongolfiere io ho creato tre differenti colorazioni di ghiaccia: rosa un po' più acceso, bianca e rosa più chiaro. Come puoi vedere, io non utilizzo i beccucci all'interno della sacca poche, ma mi limito a fare dei piccoli taglietti con le forbici sulla punta. Thank you.
Mentre aspetto che i biscotti si asciughino, preparo delle etichette in pasta di zucchero per scrivere il nome. Esistono in commercio dei cookie cutter che hanno già lo spazio predisposto per l'etichetta, che ti permettono di decorare sia con la pasta di zucchero che con la ghiaccia. Non avendolo io trovato, ho dovuto ricreare un'etichetta in pasta di zucchero da porre sopra. Per scrivere i nomi, io utilizzo una consistenza di ghiaccia leggermente più densa rispetto a quella che abbiamo visto prima. Questo video ti abbia chiarito le idee, condividilo con tutte le tue amiche amanti dei biscotti decorati. Tu quale tecnica prediligi per decorare i tuoi biscotti? La pasta di zucchero o la ghiaccia? Fammi sapere scrivendo qui sotto nei commenti con quale tipologia di cookie cutter ti trovi meglio e perché. Ti ricordo che possiamo rimanere in contatto sui social, mi trovi sia su Instagram che su Facebook come Celebrate with Simona Remine. Io ti saluto, ti mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Quante volte hai provato a decorare... Quante volte hai provato a decorare dei bellissimi biscotti... Sì, biscotti. Ma è un scioglilingua. Micro... Come c***o si dice? Microfessure. Quindi abbiamo già capito che... Non abbiamo capito un cazzo. Le guide interne... Non è... Scioglilingua.